ringrazio la provincia, ringrazio anche Paolo, perché siamo ogni volta meno quelli che ci interessiamo dei diritti umani, anche se oggi più che mai credo che è importante, è fondamentale anche per, che sia una frase fatta però è vera, anche per le giovani generazioni che capiscano veramente ciò che è successo affinché queste cose non tornino a succedere, anche mascherate con un maquillage diverso. Allora, giustizia, perdono, riconciliazione, parole belle ma molto impegnative e non sempre di facile declinazione. In primo luogo permettetemi un autoriferimento. Mentre scrivevo il saggio sul Condor Nero, libro che ho scritto sull'attentato che ha sofferto Don Bernardo Leighton, ex vicepresidente del Cile, il 6 ottobre del 1975 hanno tentato di ucciderlo a Roma. La moglie, a lui non l'hanno ucciso, però praticamente lo hanno ucciso politicamente, perché da lì non poté più fare niente da un punto di vista politico. La moglie è rimasta paralizzata per il resto della sua vita. Allora, questo attentato è stato fatto dai neofascisti, l'autore materiale Pierluigi Concutelli, sostenuto logisticamente di un altro buon tempone, Stefano Delle Chiaie, tutti e due assolti per mancanza di indizi, perché Concutelli poi è ergastolano per altri motivi, per altri efferati, anche omicidi, no? Tre credo, o quattro. Ha ucciso anche in carcere. E invece Stefano Delle Chiaie è un uomo libero. Allora, facendo questo libro, io ho intervistato la signora Anita Leighton e lei mi ha detto: io sono cattolica e quindi perdono, però questo non vuol dire, perché io voglio che la giustizia faccia il proprio corso e che i colpevoli siano condannati, affinché, ha detto lei, questi orrori che sono successi nel nostro paese non tornino a succedere. Queste sono state le parole di una donna cattolica, di una donna il cui suo unico peccato era aver sposato a un uomo che è stato un leale oppositore di Allende, perché era democristiano, però era una persona profondamente democratica, è stata tra i 10 integranti del Consiglio Generale della Democrazia Cristiana Cilena, che subito dopo il golpe hanno fatto, nel 1973, hanno fatto una lettera di condanna al golpe. Credo che oggi più che mai sia necessario far memoria, ricostruire, riflettere per costruire una società giusta e solidale basata sui diritti delle persone e sui diritti dei popoli. Perché oggi, quando la crisi incombe a livello mondiale e la situazione è ogni giorno più difficile, nonostante le menzogne dei vari governanti che dicono che no, che non bisogna preoccuparsi, che tutto è finito, e quindi è inutile dire nomi. E quindi in questo momento, quando c'è questa crisi che ci coinvolge a tutti, e chi più che meno, però si tende, secondo me, a fare una specie di revisionismo anche sui diritti umani. Spiego. In un articolo di opinione di un prestigioso e progressista giornale spagnolo, si criticavano le mancate risposte ai veri responsabili della crisi, e cioè le banche, il sistema finanziario internazionale, quale io credo che non è un mistero per nessuno, che loro sono i veri responsabili. Allora, Javier Cercas è un noto giornalista, autore dell'articolo, finiva con la seguente frase. Parlando della transizione spagnola, diceva, questo lo dico in spagnolo, tutti capiscono lo spagnolo? Allora, lo certo è che ellos, cioè si riferiva, cioè certamente loro, sì, tento di tradurre meglio, hanno ricevuto un paese che stava molto male economicamente e ci hanno consegnato un paese così così. E che noi, allora, abbiamo ricevuto le nuove generazioni, ricordiamoci che Franco è morto 20 anni fa,
25 anni fa, il 75. Poi, tra parentesi, Pinochet è stato l'unico capo di Stato insieme al re del Marocco che è andato ai funerali. Tutti gli hanno chiesto, il re in persona, di andarsene al più presto. Allora, diceva, e noi abbiamo ricevuto un paese buonino e tranne se non ci svegliamo consegneremo un paese molto, che sta molto male. Questo dice, sì, eso sì, siamo i primi della classe quando usciamo nella foto mentre combattiamo i difunti, ai difunti boia del franchismo. Cioè siamo i primi della classe quando combattiamo i difunti boia del franchismo. Ma se di quello che si tratta è di lottare per i boia di oggi, quindi le banche e le finanziarie internazionali, per proteggere i nostri bambini, lì non lo facciamo. Quindi, come dicendo, siamo molto bravi per fare questa cosa che è successa anni fa, ma adesso non siamo in grado di. Io credo che è abbastanza pericoloso questo tipo di argomentazione, no? Nel senso che dire, non guardiamo indietro, guardiamo il futuro, quando si possono fare tranquillamente ambe cose. Allora, perché il caso della Spagna post-franchista è emblematico. Soltanto meno di 5 anni fa, e quindi 20 anni dopo la morte di Franco, appena appena e quindi timidamente si cerca di fare i conti col passato. Cioè i primi governi, siano i governi socialisti di Felipe González, poi infatti Aznar non pensava di farlo, però nessuno ha fatto, quindi adesso per la prima volta si comincia a fare. E non è facile, come ha dimostrato il caso del giudice Baltasar Garzón, il quale è stato sospeso dal Consejo General del Poder Judicial, cioè il massimo organo di garanzia della giustizia spagnola, per il grave delitto di indagare sui crimini commessi durante la guerra civile e il franchismo. Perché in molte società, soprattutto quelle che hanno fatto una transizione pacifica, mi riferisco al Cile, alla Spagna, si tende a dimenticare. Ma l'oblio non può essere la soluzione, in quanto i popoli che dimenticano commettono gli stessi errori del passato e anche peggio. E qui la memoria, come diceva anche il pastore, è un elemento fondamentale, perché la memoria di un popolo non è formata soltanto delle cose buone, è formata anche degli errori, delle cose cattive, però è la memoria. E proprio qui andiamo al tema della riconciliazione, che non può assolutamente essere fatta così in qualunque modo, ma deve fondare le sue radici nel diritto alla verità, alla giustizia, al pentimento, al riconoscere la colpa.